Buonasera, sono Giorgio Galli dello studio Pilates Yoga della Grande Onda. Proviamo a muoverci anche oggi. Scusate, metto un attimo a posto l'inquadratura. E riproviamo, devo riprovare la stessa lezione che ho fatto stamattina, che era, avevo una sezione più posturale, in una versione più avanzata. Scusate, eccoci qua, così mi vedete bene anche le gambe, e ci prendiamo una palla come attrezzo principale insieme alla sedia per riprovare gli esercizi che nel Pilates che voi sono sempre posturali, perché nel Pilates ci si prende sempre cura della postura. La versione un pochino più avanzata per me vuol dire principalmente quando invece di fare lavorare una parte del corpo e tenere stabile un'altra, andiamo a far lavorare un po' tutto il corpo insieme, facendo sempre attenzione alla complessità del movimento e mantenendo un allineamento funzionale, corretto e di partenza per aiutare il resto del corpo a muoversi. Normalmente partiamo dalle gambe, normalmente si parte dai piedi che appoggiano a terra. Iniziamo con un gesto di pressione con i piedi, aiutiamoci sempre con un buon respiro, trovate il tempo per sentire il vostro respiro che vi permette di creare il movimento. E poi dopo, dalle gambe che premono, proviamo a sentire un po' attraverso questa palla. Se non avete una palla potete usare un cuscino, va benissimo, a stringere tra le gambe per sentire la connessione. Connessione tra le gambe, la connessione della pancia. Vi proporrò sempre una progressione di lavoro. Non si lavora soltanto con esercizi avanzati, si costruisce sempre un po' l'assetto che ci permette di attivare, di accendere una parte del corpo per poi muovere le braccia nel loro movimento base che è in avanti, in fuori, lungo i fianchi, mentre stringo avanti, braccia in fuori, lungo i fianchi, ancora stringo, allungo le braccia avanti, apro e fuori e ritorno. Andiamo a cercare un po' di impegno tra le gambe, una buona connessione dei piedi che premono e cambiamo il giro da davanti, andiamo lungo i fianchi in fuori. E ancora, lungo la colonna, diamo il tempo alla colonna di crescere e andiamo ad allungare in due verso fuori. Ancora stringo la palla, iniziamo a sentire l'impegno più complesso. E ritorno. Ritroviamo posizione, le braccia rimangono tonde, facciamo un inchino mentre stringo la palla, chiudo, ritorno, riapro e ricresco. E ancora fuori l'aria, stringo, chiudo, e ritorno e riapro e ricresco con le spalle che si allentano. E ancora vado a cercare il movimento, ma soprattutto vado a cercare la connessione interna della pancia, quindi continuo a cercare il mio buon respiro e più la sensazione di flessere la colonna che la sensazione di andare a cercare con le gambe, col petto le gambe. Ancora un paio, chiudo, una buonissima flessione della colonna, finisce questo, si sente forte tra la pancia che tiene e la schiena che si stira. E ancora un paio di volte mentre stringo forte, andiamo ad abbracciare le gambe come se volessi chiudere. E ritorno, riapro. Ancora qualche volta sento che chiudo e ritorno, riapro. Come quando andiamo a fare il nostro handrail, proviamo a tenere le braccia lungo i fianchi e facciamo la pancia che chiude, la colonna che vuole allungarsi oltre la palla e chiudendo il respiro, provo ad allungare le braccia verso il pavimento, scavo la pancia e vado. Sento la colonna che cresce e si allontana da terra, mentre le braccia si allungano verso il pavimento, mentre stringo, rinforzo ancora un po' la palla che si stringe, un po' più anche i piedi che premo. Proviamo a sentire tante cose che lavorano insieme, dai piedi, le gambe, la pancia, le braccia che si allungano, mentre la colonna cresce e il collo si allunga come per fare una bella curva. E ritorno, riapro, rallentiamo, riapriamo. Apriamo un pochino le braccia, apriamo un pochino il petto per stiracchiare.
ritroviamo la posizione intermedia, le braccia rimangono aperte in fuori, premo con i piedi, stringo con le gambe e apro il petto destro e sinistra. Movimento piccolo, non arriviamo a guardare dietro, ci prendiamo col braccio più o meno laterale, l'altro braccio più o meno avanti, per sentire una bella connessione tra la pancia che tira, le gambe che stringono e il petto che si apre. Andiamo a cercare di connessione di carpi che collaborano, che ruotano insieme un buon respiro. Se fate un buon respiro e sentite tutte queste cose che lavorano, l'esercizio è completo, non gli manca nulla. Ancora un paio. E ritorniamo a posizione. Allentiamo un attimo se volete riaggiustare un attimo la posizione, ritorniamo a premere con i piedi abbastanza forte e allontaniamo i piedi dalla seggiola e stringendo forte andiamo verso dietro come per appoggiarci lo schienale e ritorno, riapro, cavo, curvo e ritorno, riapro. L'aspetto profondo della pancia ci dà il punto di partenza e poi ci aggiungiamo un piede che si stacca mentre stringo la palla e ritorno, stringo la palla mentre vado indietro e su, l'altro piede e ritorno, come se fosse stringo e ruoto un pochino come per far girare la palla, gira e le altre gambe proviamo a tenerle parallele e ancora respiro e mentre tiro sulla gamba destra vado fuori col braccio destro e ritorno. Mentre tiro sulla gamba sinistra vado ad aprire il busto verso sinistra, ancora vuoto e ritorno di alto. Andiamo a cercare la torsione e l'allungamento, le gambe sono impegnate, la pancia anche, ricresco, anche le spalle sono impegnate a stare aperte, e forse la parte più difficile, tenere la pancia attiva e le spalle distese e non sacrificare nessuno, riposo, riproviamo posizione, aggiustiamo un po' il sedere verso dietro, troviamo un assetto con la schiena ben eretta e rilassiamo le braccia lungo i fianchi. Adesso proviamo a stringere forte la palla e staccare il piede di un millimetro, stacco e ritorno, cresco con la colonna che rimane attiva. Il busto e le costole si attivano per tenere l'assetto, tenere le bretelle allacciate qua davanti, senza spanciare, senza inarcare e senza curvare. Lasciamo che sia la schiena a tenere la posizione e sopra ci aggiungiamo questo piccolo gesto, una piccola marcia impegnativa per i muscoli delle gambe, mentre stringo, cresco e ritorno. Pancia rimane attiva, non lasciamo che butti fuori, lasciamo che rimanga attiva nella sua posizione, controllatela, sentite se c'è, sentite come si muove, perché non è ferma e non è una cosa normale che una parte del corpo sia ferma, attiva, è molto più utile chiedere di rimanere attivi che di rimanere fermi. E ancora qualche volta, il collo rimane bello morbido. Oh, abbiamo scaldato anche un pochino le anche, rilassiamo un attimo il busto in avanti, facciamo solo un buon respiro e poi ritorno e poi mettiamo la palla un pochino più tra le cosce, sempre per stringere, sempre per sentire l'interno fascia che si attiva, una buona connessione al centro e poi stacco una gamba e vado a cercare, se non riesco il piede, mi fermo sulla caviglia, sul ginocchio per allungare. Altro braccio si apre in fuori, andiamo a cercare una curva che comprende tutto, dalla gamba alla schiena, alle spalle che si aprono, e ritorno, riallento, e riapro, un bel respiro, e vado, allungo, andiamo a cercare il piede, ci agganciamo, e poi apro, su fuori, andiamo un po' la posizione che è un impegno più statico in questa posizione, lentamente ritorno. Ancora due volte per gamba, respiro, prendiamo il piede e poi stendiamo la gamba allungando mentre stringo. Cerchiamo di sentire quella buona connessione tra la gamba che stinge
la pancia che gira, gli spalli si aprono, un pochino il collo che si allenta e ritorna. Comunque l'esercizio non è da fare con la parte alta, ma più dal basso, quindi premo, spingo, costruisco il movimento, allungo, intanto le braccia si aprono, e troviamo un buon accesso, una buona posizione dove poter respirare e sentire la profondità della colonna che si allunga e allo stesso tempo anche quella della pancia che si attiva. L'ultimo, allungo la gamba, apro il petto, andiamo a cercare un pochino più in alto e sentiamo quanto riusciamo a gestire la difficoltà della tensione dietro e un po' di buona connessione davanti. Ritorno, mi riappoggio e l'ultimo dall'alta, prendo, apro, allungo e cresco col braccio verso l'alto e ritorno a riposo. Ci prendiamo un attimo di tempo per sentire la scioltezza delle spalle, la tensione del collo e ci giriamo di fianco. Se bisogna ci asciughiamo un po', se volete vedere qualcosa al momento, lo faccio anch'io. Ci mettiamo ancora con la palla tra le cosce, una versione che ci permette di sentire ancora sempre quella connessione tra l'interno coscia, ma anche tanto importante fare attenzione come allineamento di partenza che permette agli esercizi avanzati di essere completi e funzionali, che è quello che ci interessa. Stringiamo e andiamo un pochino indietro. La mano tocca il ciglio schienale e cerchiamo di sentire una buona connessione. Con massima sicurezza di non sbilanciarvi, di sentirvi bene sopra la sedia, troviamo l'assetto per staccare le gambe e per riappoggiare. Respiro, tiro la pancia e ritorno. E mentre tiro la pancia, le gambe salgono e scendono con una buona connessione di addome, di pancia, gambe e ultimo e torno, riapro, troviamo posizione per i piedi, riaggiustiamo la posizione del sedere, ricontrollate lo stesso, tocchiamo appena, tocchiamo soltanto con la mano sullo schienale solo quello che serve. Se c'è bisogno vi attivate un pochino di più, vi tenete un po' di più perché è una questione di sicurezza, ma non siete un cavallo imbizzarrito, siete in una posizione dove potete gestire, potete spostare, dovete trovare un assetto dove ci si può muovere. Questo è l'obiettivo. Andiamo col braccio verso dietro e un pochino anche con gli addominali e poi in avanti ad allungare. Inchiudo il fianco, apro, inspiro e affondando allungo, inspiro, apro e respiro, chiudo. Se riesce, sfiorate soltanto lo schienale della sedia e lo facciamo diventare un gesto di allungare, come se andassimo a prendere qualcosa che sta in là e cresco, allungo, inspiro, apro e ancora cresco, inspiro e proviamo a fare al contrario, salgo verso l'alto, passo da dietro e sento una buona connessione tra la pancia che mi porta indietro, il braccio che si allunga per prendere qualcosa e poi ritorno. Se c'è bisogno basta un dito della mano sullo schienale per aiutare, di sicuro ci chiediamo, richiediamo il minimo. E ancora inspiro, espiro, continuo a sentire che scavo con la pancia che mi porta e ritorno all'ultimo. Inspiro, espiro e ritorno, riposiamo un attimo, ci aggiustiamo ancora la posizione di partenza laterale e questa volta andiamo a girare tutte e due le braccia. Questo è un esercizio un po' più di stretching, un po' più di allungamento, ogni tanto ce ne mettiamo. La mano che sarebbe quella libera si appoggia sullo schienale, l'altra mano va a cercare dietro altrettanto, come se voglio aggrapparmi a tutti e due i lati, e poi andiamo ad accavallare le gambe al contrario,
con la gamba vicina allo schienale e si appoggia con la palla, senza palla, ma l'obiettivo di sentire una buona connessione mentre stringo, mentre ruoto, il collo lasciamolo morbido e teniamo due respiri in questa connessione abbastanza complessa e ritorno. Ricordiamo un attimo, cambiamo lato, andiamo a cercare posizione corretta con il sedere, con gli dischi che toccano, andiamolo un pochino indietro, troviamo la nostra buona posizione, ci aggrappiamo, tocchiamo nella versione più leggera possibile lo schienale e andiamo verso dietro e ritorno. Con l'aria, chiudo, ritorno in stiro A. Sentiamo una buona connessione, quando siamo pronti stacchiamo le gambe e ritorno. Rimaniamo col busto indietro e con gli addominali attivi e ne facciamo qualcuno con le gambe che si girano su. Occhio, non rilassare la schiena, teniamo la connessione con la pancia, sfioro terra e ritorno su. Lo morbido, le coste reattive, ancora un paio, e ritorno in posto. Ritroviamo la nostra posizione, ritroviamo un buon allineamento, e andiamo col braccio verso dietro, mentre l'addome si attiva, e poi in alto e in avanti. Inspiro, apro, mi aggancio se c'è bisogno dietro, lo schienale, e cerchiamo un buon gesto di ampiezza, sollevo, allungo, ancora inspiro, espiro, inspiro, apro, fermo le spalle, fermo il collo, e vai allungo, inspiro, testa si distende, e ancora uno, inspiro, apro, e fuori l'aria, chiudo. Occhi tenere la pancia attiva mentre vado, e ritorno avanti. Inspiro, espiro. Inspiro, sento la schiena che ruota. Inspiro, sento la schiena che richiude. Apro il petto, e chiudo. Andiamo a sentire il movimento della pancia che porta e poi allungo l'ultimo. E ritorno in posa. Una buona connessione di addominali, una buona respirazione che ti aiuta. E poi tutte e due le mani, come gli esercizi di prima, continuiamo per appoggiare tutte e due le mani sullo schienale e poi con la schiena che rimane ruotata da quella parte, aggiungiamo la difficoltà di andare ad accavallare attivando molto intensamente la muscolatura tra le gambe. Stringo e ruoto per aprire il petto. Stringo tra le gambe, chiudo il busto e apro le spalle. Andiamo a cercare un buon respiro, ancora uno. E ritorno, riposo. Abbiamo una buona posizione. Ci ricentriamo e ritorniamo ancora col busto verso la vostra sinistra. La palla la mettiamo per fare dei piccoli movimenti mentre gioco con l'equilibrio. Una chiappa deve essere completamente fuori dalla sedia. Quindi sentiamo l'equilibrio di allungare la gamba indietro mentre ruoto il busto in una versione abbastanza dinamica, dove dunque sia con la gamba muovo la gamba, la coscia indietro mentre vado col busto, la stessa cosa la facciamo verso l'alto, le braccia salgono, il ginocchio scende, cresco e ritorno, occhio a non perdere la pancia, rilassiamo il braccio destro, lo facciamo solo braccio sinistro e ginocchio destro verso terra, allungo, 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 e allungo, e il contrario, braccio sinistro a terra, braccio destro che si allunga,
sentiamo la connessione del busto, l'estiramento tra le scapole, le costole qua laterale, una buona connessione, una buona sensazione di insieme e ritorno, riposo. Prima di partire, prima di fare l'altro lato, facciamo un altro esercizio importante che ci dà stabilità, ci dà una buona connessione, questa volta con la palla tra le mani. Prendiamo, attiviamo dal petto il braccio come se volessi chiudere qualcosa, però attenzione che il chiudere non sia un chiudere di petto, sia solo uno stringere tra le mani, le spalle non si fanno chiudere da un impegno così piccolo. Mentre stringo, sollevo la gamba destra e la porto da più in fuori, mentre la palla vuole andare a sinistra. E ritorno in inspiro, stringo forte la palla e vado gamba destra, e invece la palla e il busto vuole andare a sinistra. Dentro l'aria, stringo forte, apro dalla parte e ruoto dall'altra, mentre la pancia tiene. E quando siamo arrivati in fondo, facciamoci ancora un respiro, sento la colonna che chiude e le costole che si attivano. E riposo. Un po' di impegno, meno dinamico, più isometrico, però una buona sensazione per tante parti del corpo. Ci spostiamo come prima laterali con una gamba completamente fuori e troviamo la posizione per poter premere. Una cosa che cerchiamo di mandarla dritta, proprio dritta verso il pavimento. Guardatela un attimo con i vostri occhi, trovate una buona posizione. E quando la gamba inizia a premere, allungarsi, le braccia si aprono e ruotano dalla parte opposta. Lungo e ruoto, dentro l'aria. Premo quel ginocchio verso terra, mentre ruoto e ritorno in stiro. Andiamo a cercare la schiena che si collega, allungandosi, la pancia che si attiva per tenere l'allineamento. E ancora tre. Non cerchiamo la fine del movimento, cerchiamo una buona collaborazione tra la coscia, la pancia, il busto e le spalle. E poi dopo andiamo verso l'alto, mentre premo col ginocchio verso giù, le braccia vogliono andare in su. E ritorno in tiro. Interesso. Ritorno in tiro, la pancia tira, la coscia si allunga, si dovrebbe sentire stirare davanti alla coscia, inizia a portare il ginocchio, ancora uno, iniziamo, e poi dopo, braccio opposto alla gamba a terra, si vuole andare su, e ritorno, allungo, cresco, e ritorno, allungo, cresco, 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 e ritorno e cambio l'altro braccio, sale il braccio dallo stesso lato della gamba terra e facciamo attenzione di non curvare la colonna, manteniamo una buona connessione, sentendo che il gesto è di allungare attivamente mantenendo la colonna lineare. L'ultimo, e riposo, proviamo, ci fermiamo un attimo davanti, sentiamo una buona connessione. Dopo tutti questi impegni, tutti questi movimenti, un buon respiro per sentire il corpo che si ribilancia, si mescola un sacco di sensazioni, ma insieme a un buon respiro e un ascolto sano di un corpo che si muove, abbiamo i migliori risultati. E poi ritorniamo ancora col busto verso la nostra sinistra. Appoggiamo la gamba avanti e ancora con la piatta di fuori la mandiamo un pochino all'esterno perché andiamo un po' a inclinarci. L'altra volta, stamattina, abbiamo fatto gli esercizi appoggiandoci e per qualcuno forse è necessario ancora appoggiarsi, soprattutto se vi sentite incerti nel gesto. Quello che cerchiamo di fare è un'inclinazione che ci permette di staccare la gamba in laterale e di andare un pochino indietro, un pochino avanti, cercando di sentire che c'è una buona pressione del piede a terra, una buona pressione del sedere sulla sedia, una buona scioltezza di andare a allungare e incrociare, allungare e incrociare.
inspiro vuoto, respiro lungo, inspiro vuoto, inspiro, espiro, ultimo, e ritorno, troviamo posizione, ci fermiamo un attimo nella posizione base, con la gamba che è già un pochino indietro, per sentire che premo, quasi come se volessi, facciamo la gamba un pochino più piegata, quasi come se volessi sollevarmi, non mi sollevo, non vado a stendere le gambe, non vado a tirarmi su, vado a sentire la connessione tra lo stringo la palla, la pancia, e uno sbilanciarsi come per salire, per uscire dalla sedia. Premo, se c'è bisogno avvicinate un pochino di più i piedi, e vado a staccarla quasi di qualche centimetro. Ancora stringo, e sentiamo la connessione della pancia, la connessione dell'impegno delle gambe, ancora, ancora due, e un buon equilibrio d'insieme. Ritorniamo con la gamba laterale, alterniamo movimenti per la coscia, movimenti per la gamba, insieme, e proviamo a spostarci ancora laterale, questa volta andiamo in su, e salgo, e ritorno, riappoggio il piede, soffio, sale la gamba, sale il busto, la pancia tiene, allungo, e ritorno, allungo, e ritorno, e ritorniamo, riproviamo, riproviamo un attimo, un momento per aprire questo fianco, facciamo un allungamento stringendo la palla e portandola oltre lo schienale, questo vogliamo andare tutto a sinistra, respiro, sento l'addome che si rimane attivo, che mi tiene su, e ritorno, e con le gambe piegate facciamo qualche volta anche per andare verso destra, un movimento piccolo, un impegno piccolo ma si sente, i fianchi sulle costole, è quello che ci interessa, cambiamo lato, troviamo una buona posizione, ci aggiustiamo con il piede indietro, la coscia ben appoggiata, l'altra gamba lunga e libera, proviamo subito l'assetto con la gamba un pochino indietro, spingiamo la palla per sentire che riesco ad allungare, a staccare, rimanendo un pochino inclinati con la schiena verso lo schienale, mettiamo quell'equilibrio, sentiamo una buona connessione, fuori aria, dentro l'aria, quando porto la palla verso destra, inspiro, sentiamo un po' gli addominali impegnati, sentiamo un po' la gamba che si allunga, proviamo a non slanciare, sentire una buona connessione di insieme, sentire tutto il corpo che lavora e che collabora, ritorno, riposo, ci prendiamo un secondo per sentire la posizione con una gamba un po' più avanti, con una gamba un pochino più indietro, equilibrio, quindi sentite qual è la posizione delle gambe che vi permette di sollevare un po' il sedere, stringiamo e cresciamo verso staccare il sedere dalla sedia, stringo, ritorno, stringo forte, chiudiamo le costole e sentiamo un buon impegno, una grande connessione con le gambe che fanno il su e giù, che ci portano su, che ci fanno riafferrare. Ancora due. E ritorno al collo, riposiamo un secondo le gambe, sentiamo un buon impegno e un po' di scarico, allunghiamo la gamba laterale, spingiamo tra le braccia, tra le mani ancora la palla, andiamo ad allungare le braccia e attaccare la gamba come se voglio avvicinare le braccia tese e la gamba laterale. Inspiro, respiro, inspiro,
connessione con la pancia, non lasciate che la schiena si lasci, chiudo, mi ritorno, riapro, chiudo, mi ritorno, chiudo ancora, cerchiamo di sentire il movimento più laterale possibile, chi sta di sentire la tensione davanti, ma vuol dire che iniziamo a essere un po' stanchi, non ce la facciamo più a muovere tutta la fascia laterale, è il momento di riposare, di ritornare con la gamba appoggiata verso il ginocchio, verso terra, ed allungare un pochino laterale, lasciamo che le spalle si aprano, lasciamo che il collo si allunghi un pochino, e lasciamo che il ginocchio cada verso il pavimento per sentire stirare. Ritorno, porto le gambe allineate, troviamo una posizione semplice per sentire la schiena che si curva dalla parte sinistra, le costole che si muovono con la respirazione, e ritorno, inseriamo, ci riposiamo e andiamo a metterci davanti alla sedia. Davanti alla sedia per fare un po' di movimenti, un quadrupedia, come se fosse la quadrupedia, cerchiamo una buona connessione tra le gambe che spingono e la pancia che si racchiude. Ritorno, ripiego, come se la schiena e le ginocchia si riaprono. Fuori l'aria curvo, dentro l'aria riapro. Vai, fuori l'aria allungo, dentro l'aria ritorno. Chiudo, curvo, 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 ritorno, mi appoggio, e ancora, lungo, 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 talloni, si riappoggia della schiena spinale, chiudo, vado sulle punte, chiudo per allontanare il più possibile la pancia da terra, mi ritorno, ci fermiamo un attimo, troviamo un buon equilibrio, un buon appoggio, quindi le gambe ovviamente assolutamente sempre loro, un pochino sulla sedia, ma che ci riesce di stare in equilibrio abbastanza per poter fare la gamba che si stacca dietro e il braccio opposto che si allunga alla parte opposta e ritorno. Diciamo che l'esercizio è spingere col braccio che rimane sulla sedia e spingere con la gamba che rimane a terra per allungare. Ritorno, troviamo una via di mezzo dove posso allungarmi, dove posso attivare, allungo, ritorno, la colonna rimane allineata, andiamo a cercare una buona connessione, la pancia che tira, la gamba che spinge, il braccio che aiuta e il corpo che rimane allineato sia quando vado. Quando ritorno ancora due. E ritorno. Andiamo a creare un po' una difficoltà, vi invito a essere in massima sicurezza in quanto riguarda l'appoggio sulla sedia per non cadere. Vado con la gamba destra, mi stacco il braccio destro, allungo, apro. Andiamo ad aprire un po' il busto dove riesco, ritorno, rigiro l'ombelico verso il pavimento, riporto la mano e riporto la gamba. Un buon respiro, allungo la gamba sinistra, tacco anche il braccio sinistro, cerchiamo di salire spingendo con la gamba a terra, chiedendo al corpo di costruire un equilibrio sicuramente più instabile. Ritorna l'ombelico verso terra, ritorna il braccio e ritorna la gamba. Ne facciamo ancora uno. Buon respiro, riaggiustate l'equilibrio, la posizione. Gamba, stacco il braccio, si sale, lascio girare il petto che si apre, e la gamba che si allunga, ritorno con l'ombelico, ritorno col braccio, ritorno col piede a terra. L'ultima dall'altra parte, gamba, il braccio che si stacca, mettiamo forza sulla gamba a terra, cresciamo, saliamo verso fuori come per fare una stella,
ritorno e equilibrio, braccio ombelico, gamba e riposo. Riposiamo, se volete sedervi, trovate una posizione. Ah, riscarico, abbiamo mosso un sacco di cose, ci prendiamo un attimo il tempo di scaricare i polsi, di sentire la giusta tensione, anche il giusto scarico. Iniziamo a sentire qualche esercizio un pochino più di stretching collegato alla tonicità. Ci serve di avere tonicità, mi sembra sempre molto importante dedicare il tempo anche alla muscolatura che di solito è un po' tesa, per lasciarla un po' allentare. Quindi con i gomiti appoggiati, con le mani appoggiate un po' come prima, proviamo a tenere le gambe stese o leggermente piegate, ma portiamo il sedere più in alto che ci riesce, come per toccare il codino al soffitto, come per scodinzolare un pochino, per allentare un po' le tensioni delle anche, si sentono le tensioni delle gambe dietro, delle anche. Non comprimiamo, non forziamo, cerchiamo di sentire un buon respiro che accompagna. Poi facciamo un passettino indietro, ci sbilanciamo un pochino di più e proviamo a tenere solo le mani appoggiate, per fare la stessa cosa con le gambe stese, le braccia stese e la schiena che fa ancora per aprirsi. Diamoci il tempo di respirare, se c'è bisogno piegate i gomiti, lasciateli cadere verso il pavimento per aiutare un po', allentiamo le ginocchia per gestire il movimento se c'è bisogno, ma allungo, allungo, cerco che il corpo si stira dietro e si attiva davanti, e poi ritorno e ritroviamo posizione. Quindi un attimo di pausa se c'è bisogno, allora, mettiamo le mani sotto le due gambe della sedia, piegiamo un pochino le ginocchia e facciamo qualche piccolo mezzo piegamento sulle braccia per sentire che in sicurezza possiamo lavorare con le braccia, possiamo lavorare con il petto. Ancora due e ritorno, riposiamo un attimo i polsi, le tensioni si accumulano, il movimento quello armonioso che cerchiamo, prendetevi il tempo di sentire quando si accumulano troppo che inizia a diventare fastidioso e ci si può costruire sopra qualcosa di buono, un attimo di pausa. Rimarrò di questa idea perché ne senti i benefici e ve lo auguro. Facciamo ancora due movimenti. Stessa posizione di partenza. Se vi dà noia tenere le mani appoggiate, metteteci i pugni, trovate una via di mezzo. Ancora con le gambe stese, la colonna ben allineata, e mandiamo una gamba sola ad allungarsi, possibilmente orizzontale come la colonna. Quindi sento l'allineamento, cresco e proviamo a sentire che il peso è più sulla gamba a terra e sui polsi, mentre allungo e cambio l'altro. Solo gamba in equilibrio e ritorno. Equilibrio, i braccia sono stabili, ci concentriamo un momento sul gesto della gamba, sul gesto dell'equilibrio e stiamo qualche respiro con la gamba lunga, 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 l'ombelico che guarda a terra e ritorno, riappoggio e poi un'altra gamba lunga, 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 andiamo buon assetto per poi ritornare e appoggiare e riposare. In realtà non è proprio un gran riposo
perché è un impegno vero stare in questa posizione di accosciata. L'accosciata è una posizione fatta per caricare. È difficile, ci fermiamo dopo poco, però cerchiamo di sentire questa connessione, questa capacità di stare con la schiena curva, con il peso sulle dita, che un giorno riusciremo anche ad appoggiare più facilmente. È successo così anche a me, lentamente il piede, la caviglia ritrova un po' la sua mobilità insieme alla colonna, per sentire che riesco a stare con equilibrio sufficiente per fare questo gesto di chiudere e di riaprire. Una cosa molto terra terra, molto da scimmie, se volete, ma molto da gattoni, come i bambini. Non è un gesto di incapacità, è un gesto molto di stare con i piedi per terra, che ci serve credo parecchio in questo periodo. E quindi proviamo, prendiamo un attimo la sedia, mantenere le mani, i piedi a terra, abbastanza vicini, e stendiamo le gambe verso l'alto, e ripieghiamo, un buon respiro, e vado, spingo, e ritorno, lasciamo cadere la testa giù verso il pavimento, e ci prendiamo il tempo di sentire come riesco ad attivare i muscoli per sollevare. Questo non è un esercizio per forzare le gambe in una posizione difficile, un gesto dove costruiamo la forza, e questa forza ci verrà a migliorare, a sentire più spazio di movimento, perché vediamo anche più chiaramente i muscoli che spingono, e allora i muscoli che sono tesi inizieranno piano piano, i muscoli, i tessuti, il tessuto connettivo in realtà prima di tutto, a riabituarsi a lavorare in una maniera diversa, come in questa posizione. Ancora qualche respiro, e ritroviamo ancora con le gambe che si stendono verso l'alto, si piega, allungo, mi ritorno, spingo, scarico la schiena, mi ritorno, mi spingo, ultimo, ultimo. Appoggiamo, avviciniamo la nostra bella sedia, ritorniamo a fare gli esercizi in partenza. Questa volta una connessione, una ricerca un pochino più intima, più interna, dove ci appoggiamo sempre il nostro sedere con gli dischi ben distesi, dove ci troviamo la nostra connessione con la pancia e col respiro, e cerchiamo di sentire, avendo mosso un pochino tutta la muscolatura, abbiamo attivato probabilmente anche un po' la muscolatura profonda in termini di movimento, in termini di distribuzione. Allora rifacciamo lentamente i gesti che abbiamo fatto all'inizio per sentire la differenza. Dai piedi che premono a terra, sentiamo la connessione delle fasce che stringono, come se volessi chiudere in mezzo le gambe, ma senza stringere il sedere, mi sento un buon respiro, le braccia che si muovono in avanti, in fuori, lungo i fianchi. Vi invito a chiudere gli occhi e sentire semplicemente le parti del corpo che si attivano, dai piedi che premono, le gambe che stringono, il busto che cresce, alle spalle che si aprono quando con le braccia in fuori, e quando ritorno lungo i fianchi si riabbassano, e quando invece ritorno con le braccia in avanti rimangono aperte. Non vogliamo chiudere le spalle, non vogliamo chiudere il petto, facciamo che sono le scapole allargarsi un pochino quando porto le braccia in avanti, e quando invece riporto le braccia in fuori sentiamo le scapole che si riavvicinano, e quando le braccia si riabbassano, le scapole si riabbassano anche loro.
inspiro avanti, lo scapolo è sinistro, inspiro, avviciniamo le scapole dietro, riscendiamo, quindi rinforzo la connessione con la pancia, con il respiro e con le gambe che si attivano per dare quella struttura, quella forza, quella solidità che parte da terra alla nostra postura della schiena. E l'ultimo, cambiamo il giro delle braccia, quindi fianchi, apri fuori e ancora avanti. Sentiamo queste scapole che si muovono dietro e poi ritorno in avanti, indietro e fuori, in avanti lungo i fianchi. E poi ci fermiamo con le braccia un pochino fuori, aggiungiamo un estiramento per sentire le parti del corpo che dovrebbero il lavoro premere a terra, piedi, le cosce che stringono e spingono verso giù. Abbiamo l'ombelico che cresce verso l'alto, il diaframma pelvico che cresce verso l'alto, insieme al torace che si apre, insieme alle spalle che si allargano, alle braccia che si allungano, insieme al collo che si allarga tranquillo, lungo, lungo, lungo verso l'alto con una postura buona per fare un respiro leggero e pieno. Il braccio fa la fatica e ritorna lentamente. Prendiamo un attimo nel stesso momento, le braccia le lasciamo solo un pochino tornare fuori e facciamo come per abbracciare una palla di quelle grandi grandissime, quindi chiudo e ritorno di là, abbracciamo qualcosa di enorme, sento la colonna che si attiva, che si chiude e ritorno in spiro di là, e ancora fuori l'aria abbraccio e ritorno a ricrescere la colonna, risentiamo come si spegne, e ancora uno, chiudo, chiudo, chiudo la pancia, chiudo le costole, sentiamo la connessione della schiena, e sentiamo come si riaprono, ricresce, proviamo a fermarci a qualche respiro col petto, che guardi in su, come per prendere il sole, ah, come per aprire un po' la gola, e respirare, a pieni polmoni, ah, senza mascherina, ah, con le braccia aperte pronte a ricevere una sensazione dello spirare, dell'aprire, non quella del chiudere, e ritorno al riposo, ritroviamo un attimo ancora posizione, ci aiutiamo con le mani, aggrappandoci al ginocchio, aggrappandoci al schienale, per girare la schiena laterale, mentre prima la palla, sentiamo una buona connessione di rotazione e un bellissimo respiro profondo che accompagna. Ah. Ancora un paio di respiri. Ah. E ritorno, ritroviamo la posizione al centro e sentiamo le tensioni che si sono mosse, che sono un po' limitate. E proviamo dall'altra parte, la mano sul ginocchio, la mano sul spinale, il braccio è vuoto, respira. Mi sento il respiro profondo di prendere, di stendere un po' la colonna, di aprire il petto. E finisci il barbicchione. Ah, io ritorno, ritorno, ritorno. Insieme alla fonda terra, mi sento particolare difficoltà, mi inizio a spingerla lontano, a stendere le gambe, per avere i piedi ben appoggiati, per sentire che posso stendere un po' le gambe e sentire un buon impegno di tutta la colonna che si allunga prima di tutto verso l'alto, le gambe lo stesso leggermente piegate. Iniziamo a qualche respiro con la colonna leggermente inclinata in avanti, le costole si chiudono, le spalle si aprono, il collo lungo, 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 rimane osservare, insieme alla testa, e poi lasciamo cadere la testa, lasciamo cadere il busto, e lasciamo scivolare le mani verso i piedi, iniziamo a cadere dalla sedia, rimaniamo ben stabili e comodi per sentire che posso stare anche in questa posizione curva, in qualche respiro,
Abbiamo fatto lavorare un pochino, abbiamo fatto lavorare un pochino le gambe, concediamoci un po' di stretch in terra, ma anche per la coscia, quindi mettiamo la mano, prendiamo il piede, lo mettiamo sulla coscia opposta come per accavallare la spirazione un pochino. E poi se ci mali, ancora di incrociare un attimo, premo il ginocchio verso il pavimento e lascio ritorno la gamba un pochino, sento, premo, sento che metto un po' di stiraggio tra l'interno della gamba, l'esterno, dove sentite la vostra tensione. E poi dopo che l'ho allungato un pochino, mi aggrappo al ginocchio, mi aggrappo dietro, lascio ruotare, ritorno, 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 ritorno
in questa neutralità sentiamo il respiro, sentiamo la nostra posizione così come viene, lasciamo le gambe leggermente piegate, trovate la nostra posizione per poter respirare. Sentire la vostra colonna un pochino più sciolta, un pochino più galleggiante, che sta su un po' da sola, forse sta un po' più su, un po' più elastica, elastica insieme al respiro, elastica insieme ai piccoli movimenti per accompagnare il nostro respiro. Andiamo a inclinare un po' la testa, un po' il naso, che torno su. E sentire il torace. Andiamo a guardare un attimo più di scelta di questo lavoro che abbiamo fatto insieme. Inspiro fresco. Inspiro laterale. Cercando di respirare piccole sensazioni, piccoli scricchiolini, che siano tensioni, forse sono un po' meno intense, un pochino più distribuite, più diffuse e meno intense. Poi facciamo due respiri, prima che si apre, all'inizio e fuori l'aria quando scende la schiena, accompagnando lentamente la testa che viene più in cuore, in spina, apro, e lasciamo scendere, facciamo i soliti inconvenevoli dicendo che è importante continuare a provare, a praticare, a fare pratica e a condividere. Se vi va, sarebbe molto importante condividere il vostro lavoro con qualcuno e il nostro impegno a tenerci in movimento, a coinvolgere più persone possibili, perché questo è quello che possiamo fare adesso con questa forma, meno diretta, meno in contatto, ma che ci costringe anche un pochino ad essere un po' più responsabili di noi. E questo è forse la lezione più interessante, l'occasione in cui approfittare. Quindi vi invito ad iscrivervi al canale di YouTube, se non l'avete ancora fatto, di dire vi piace alla nostra pagina su Facebook, la Grande Onda, fidatevi di Yoga, la Grande Onda, e di parlarne a più persone che riuscite per riuscire a vivere meglio e probabilmente permetterci di costruire
ancora più possibilità adesso e anche in futuro per i nostri allenamenti. Buona serata, respiro e sorridi. Thank you.